benvenuti in questo nuovo video di Minecraft. Quest'oggi vi svelerò dei segreti di Minecraft veramente incredibili. Ne abbiamo tipo una ventina da provare e direi di partire subito. Allora, mia cara Fede, buongiorno. Io ho paura, Steph. Anch'io, ho paura che la metà non funzioni, no? Esatto, okay, perché ci tengo a dire che ho aiutato Steph a cercarli. Sì, non funzioneranno. E secondo me non funzioneranno, però incrociamo le dita. Allora, dai. Ma questo è straordinario, perché dice che se tu trovi dei lapis, ok? Ok. E vai 4 blocchi nella direzione nord, e il nord è quando Z va al negativo. Quindi la coordinata e poi Z va negativo, scavi verso okay. il basso, tu trovi dei diamanti. Quindi, allora, noi siamo su un blocco di lapis. Z in questo momento è... Qual è Z, però? Io non mi so muovere con le coordinate. Qual è Z dei come due? Come quale Z, Steph? X, Y, Z. Ok, quello esatto. è Z. Quindi negativo sta andando verso qua. Quindi nord è in avanti. Ok. Quindi noi contiamo 1, 2, 3, 4 blocchi e andiamo verso il basso. Ok. Ci sono. Teoricamente qua noi prima o poi dovremo trovare dei diamanti. Secondo la legge di Minecraft dei segreti incredibili. Però è sbagliato. Dove sei? È colpa tua. È colpa tua. Allora, aveva trascritto Fere e c'è scritto a nord o nella direzione negativa della Z. Ok. Se voi guardate la direzione della Z in questo momento, io se vado verso qua faccio meno 163, meno 162. Allora hai sbagliato a vedere che cos'è la Z. No. Hai sbagliato tu. È perché col meno mi sono incasinato. Comunque, 1, 2, 3, 4, scavi verso il basso. Ragazzi, questa cosa è incredibile. Esatto. Però esatto. È la svolta. Sì. Lo sapevo che avrebbe funzionato, lo allora, sapevo. Consolini onesti, ci vuole onestà. Nei commenti, quanti di voi che giocate da Minecraft da un'eternità sapevate di questo trick incredibile per trovare diamanti? Onesti. Io non lo sapevo, io non lo sapevo. Allora. Quindi guarda... non snobberò più i lapis, Steph. Sono utilissimi. Io allora, non li snobberò aspetta. Mai più, li ho sempre snobbati. Un attimo. Signor Marci, una cosa molto onesta. Lei sapeva che se va 4 blocchi a nord rispetto a un lapis lazzulo che trova in miniera e scava verso il basso può trovare dei diamanti? Lo sapeva lei che era il re dei minatori? Non so minimamente cosa dirà, non l'ho ascoltato. Assolutamente sì, e lo faccio in tutte le mie gare di scavo. Mi dispiace, non mi ha colto impreparato. Lo sapeva. No, è un minatore, se non lo sapeva era più grave. Infatti. È un minatore per un motivo, cavolo, però non lo puoi fregare, Steph. Allora, Fede, vai in prossimo. Survival, grazie. Ok. Il secondo è molto interessante, ovvero si dice che, ma dovrebbe essere funzionante, dovrebbero essere funzionanti tutti teoricamente. Ma con noi non funziona che niente. Se quindi. Tu stai accovacciato, i mob ti vedono leggermente da più vicino. Quindi vuol dire che se tu cammini normale, il mostro ti vede da una certa distanza. Se invece ti accovacci, ti vede leggermente più vicino. Quindi è utile. Ma mi vede di più o mi vede di meno? Ti vede di meno perché ti stai nascondendo. Allora 80%. Quindi teoricamente allora, il creeper. Ok. Non si è capito niente di quello allora, che hai detto. Allora, stai accovacciata qui. Ok. Ok. Sei in survival, giusto? Sì, assolutamente okay. sì. Avvicinati un po'. Ok. Ok. Il creeper non ti sta calcolando. Ora sì. Get over here! Vai via, scappa, non far esplodere! Allora. Ok. È da riprovare, secondo me. Va bene. Perché non funzionano mai al primo tentativo. Cosa faccio io di fare? Non lo so. Vuoi morire? Allora, Fede non capisce una mazza, quindi lo riprovo a spiegare. Il creeper normalmente ti vede da 16 blocchi di distanza come distanza massima da cui ti può okay, vedere. Ok, perfetto. Se ti accovacci, teoricamente 12. 12? Qual 12 è? È questo. Ok, mi ha visto da lì. Ok, vediamo. Time set 5000 perché non voglio vedere il buio. Allora, vuoi provare anche col creeper senza accovacciata? Accovacciata. Ok, vai. Vado? Vai. Ok, non ti vede. Non mi vede. Avanza. Non mi vede. Non ti vede. Guarda, ancora non mi vede. Perché lui è un blocco più lontano. Dal bianco ti dovrebbe vedere. Ecco. Ha funzionato. Ok, vai via. Sì. Okay. Vedi che funziona allora. Ok, fatti esplodere. Sento che non si spiega nulla. Tu e lui. Pronta? Ok, quindi vai. In questo caso tu stai lì in piedi. Ok? No, neanche in un blocco. Stai lì. Qui. Esatto. Vai. Noi lo spawniamo un attimino qua. Ora ti avvicini di un blocco. Ok. Ok. Secondo blocco e ti vede. Sì? Sì, ragazzi, sì, funziona, stare accovacciati su Minecraft vi permette di essere visti leggermente perché non è meno. Molto, leggermente meno. Bello. Going dog.
E questo funziona ancora più incredibile. Se usi la testa dei mob, ti colpiscono da metà della loro distanza massima. Okay. Ma il mio dubbio però è: i mob della serie, se tu hai la testa del creeper, funziona anche sullo zombie? Metti uno zombie, cioè fai notte e metti uno zombie. Ma non sappiamo la distanza da cui uno zombie colpisce però. Vabbè, noi. Allora lascio il creeper. Allora proviamo prima con il creeper, esatto. Accontentiamoci. Allora avanza. Avanza. Senza accovacciarmi. Esatto. Ok ragazzi, funziona. Funziona, guarda. Sì? Metà. Ha funzionato. Incredibile, signori. Mi ha confuso per un suo E simile. Guardate, si è bloccato di già. Perché non mi vede più. Perché non ti vede più, riavvicinati. Cioè, incredibile. Facciamo sì. vedere. Guarda. Oh. Da qui. Vedi? Ragazzi, impressionante. Top. Allora, a questo punto però voglio riuscire a vedere se funziona anche il suo zombie. Sperando che abbia la stessa visione, ma secondo me no. Zombie, avvicinati. E però se vai troppo veloce, mannaggia, a paperino. Vabbè, che tu stai, non capisci nulla. Allora, un passo alla volta. Adesso faccio così, guardate. Dai. Ma questo sta tirando dritto, subito, scusami, Sì, sì. Questo è impazzito. Allora. È difettoso, vai, mettine un altro. Ok, ta. Mi vede? No, vedi, ho ragione. Quindi, aspetta però, per la scienza. Okay. Quindi se noi adesso invece diamo la testa dello zombie, le cose cambiano? Perché vediamo. In quel caso vuol dire che funziona solo per la testa del mob specifico. Ok. Che è ancora più intelligente. Questa sarebbe una hit, vai. Vado? Vai. Avanza. Non mi vede. Ragazzi. No. No, ma perché secondo me lo zombie ha molta più distance. Sì. Li proviamo un'ultima volta. Però vedi che alcune volte ti dritto. Non un lo po' so, ok. Questo. Basta, ha funzionato sul creeper. Funzionato, sì. Zitti tutti. Il prossimo è molto interessante perché si basa sulla regola numero uno di Minecraft, ovvero mai scavare sotto i tuoi piedi. Quindi dritto sotto di te. Però in realtà il 64% di possibilità è di finire sul nulla, ovvero di raggiungere semplicemente la bedrock, mentre solo del 6% di cadere nella lava. Oppure le percentuali, signori. Quindi, le scritte tu, guarda, imbecille. Allora, tu ti fai lì, io faccio qui. Il 64%. Eh? Il 64%. Tu scava là. Ok. E io scavo tipo allora, qua. Allora, quindi dobbiamo sfatare il mito, anche se non è un video di sfatare i miti, secondo cui se scavi dritto di te trovi la lava. Perché ovviamente in realtà è una percentuale, quindi potrebbe succedere. Esatto, però quindi in realtà la percentuale è molto minore di quello che si crede, sì, giusto? Esatto. Ok, perfetto. Teoricamente due volte su tre noi dovremmo finire semplicemente nella bedrock senza che succeda nulla. Ok. Io sono finito nella bedrock e non è successo nulla. Allora, io sto ancora scavando, vediamo un pochettino. Vado. Quanto ci vuole ancora? Buongiorno! E invece Fere è finita su qualcosa. Ma non sulla lava. Perché comunque si dice che poi finisci nella lava e muori, che esatto. È quello il problema. E invece principale. Da lì poi bedrock. Quindi è capitato una volta su tre quello di capitare su qualcosa ma che non è lava, mentre a me è capitata la situazione in cui non succede proprio nulla. Quindi non è vero. Quindi puoi non scavare è vero. Dritto quanto cioè, ti pare. Allora in realtà sì, perché se sei tipo vabbè, ma se non vuoi mai morire. Cos'è? Non è una buona idea comunque. Cos'è? E che cioè boh, ti tiro una pallina. Allora, il prossimo serve a costruire con le scale. Mi è molto utile se funziona perché non lo sapevo. Io facevo sempre una rottura di scatole incredibile. Però, Fere, ce n'è un altro che non possiamo testare perché non abbiamo lag e non saprei come ricreare della lag in questo momento. Ok? Sì. Che è molto interessante che tu hai provato. Vuoi raccontarlo? Allora, in pratica, questo segreto dice che quando tu sei in un server che lagga come lo schifo. Ok. E ad esempio vuoi mangiare, sai che non ci riesci, rimani lì sì, che cerchi mangia di mangiare. Sì, mangia per 10 secondi. Esatto, se tu piazzi una torta per terra, quella invece viene mangiata istantaneamente. Quindi diciamo che il mangiare la torta non subisce la lag. È l'anti-lag. Esatto, a differenza però degli altri cibi. Okay. E io questa cosa l'ho provata quando abbiamo registrato l'episodio finale della Big Vanilla che stava laggando come lo schifo. Okay. L'avete visto tutti, ha funzionato. Okay. Perché io avevo fame, quindi ho detto mannaggia, non riesco più a muovermi, stavo morendo di fame. Ho piazzato la torta per terra, ha funzionato, Steph. Con Solini ci fidiamo di Fere? Ci fidiamo? Sì, sì, ma quindi, secondo voi vi dico una fesseria. Ricordatevi che se laggate a bestia potete utilizzare le torte. Esatto, ok, invece di voi capita, quindi è utile. Il prossimo permette di buildare, ok, le scale senza dover piazzare altri blocchi grazie alle torte. Esatto, che sprechi di solito. No, non penso si faccia così. Proviamo a rileggerla assieme con Solini. Allora, no, aspetta. Quando costruisci delle scale, se metti una torcia a fianco, ti risparmia la fatica di aggiungere blocchi per costruire a fianco.
Yes. Però, tra l'altro, ho aperto il ghiaccio. Page not found. Faccio vedere la professionalità. Ma come? Avevo fatto lo screenshot. Quindi io non posso guardare lo screenshot e non so come fare perché non ho capito. Tu hai capito? Non me lo ricordo più. Dove la piazzeresti? Un sacco di tempo fa. Perché a me a fianco viene da pensare. Cioè, allora, perché così. Allora, prova a darmi le planks. Perché secondo me era fatto con le però planks. Però scusami, guarda questa hit. Vai. Ecco, anche. Fermo, allora non è a fianco, è no, sotto. No, 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 io l'avevo visto fatto con le planks. Vabbè, però funziona. Comunque funziona, cioè, sì. Io faccio così, guardate. E faccio così. Esatto, io l'avevo visto con i blocchi normali, capito? Facevo una scala con i blocchi. Ne ho inventato uno nuovo. Esatto, un nuovo sono segreto. Proprio intelligente. Bellissimo questo. Hai visto? Molto carino. Perché poi voi semplicemente tornate giù. Vi spaccate le vostre belle torcettine. Che lo fate istantaneamente a differenza del blocco fatto. Con l'ascia che è più è lungo. Molto più comodo. Avete visto tutte cose utili. Se nell'inventario devi cercare qualcosa, se metti l'hashtag davanti e la parola, ad esempio, hashtag flower, ti fa vedere tutta la categoria di fiori e non li devi cercare uno ad uno. Steph, allora. Io allora questi te li ho scritti per farli capire a te. Però molti avranno un italiano terribile. Fere. Perché non pensavo che tu li avresti letti. Mannaggia lo te. Sai che io ti faccio sempre vergognare. Infatti. Allora, hashtag flower. Flower funziona. E questo è carino. Però aspetta. Quando vuoi aspetta, costruire creativa. Se io invece scrivo flower senza la... Ragazzi è una svolta. Aspetta. Cosa sta scoprendo? Allora, e dato che lei è un incredibile costruttore, sapeva che se in creativa mette hashtag flower può vedere tutti i fiori assieme in un unico momento? Oppure hashtag fish per vedere tutti i pesci? Questo è molto utile per buildare. Ma lei secondo me non lo sapeva. Questo video sta degenerando in una maniera che non ha senso di esistere. Comunque, dicevo, questo è utile, sì. In creativa. A me è capitato di costruire in creativa. No, ma è utile. Ma molto è spesso vuoi dei fiori, ma non ti ricordi mai. Cioè, ti viene da pensare fiore blu, sì, ma qual è il nome tecnico? E quindi non li trovi. Ma quindi... ho fatto anche hashtag fish. Ci sta. Aspetta, hashtag bambù. Non funziona. Non funziona. Mannaggia. Secondo te quegli altri funzionano? Hashtag banner funziona. Ok. Hashtag wool fare funziona. Vabbè, però aspetta, se scrivo wool in realtà esatto, ci sono invece, tutti. Invece fiori no. No, allora, qualcos'altro. Food? No. Stick? No. Ok, sono comunque pochi. Sì, sono non, comunque non funzionano pochi. Troppissime, però ce ne sono alcune molto interessanti. Ok. Però guarda, in realtà, guarda, fare questa cosa è utilissima. Hashtag wood... Ok, ti permette ad esempio di vedere anche il Warped Stem, che è la legna del Nether, sì. E quella non ha wood nel nome. Esatto, e quindi magari non ti ricordi come si chiama, ottimo questo, Vabbè, è utile. Dai, io perché? No, sì, perché non c'è l'altra legna, però non so perché. Non importa, è utile, non serve l'altra legna, va bene così, va bene così. Abbiamo la risposta del signor Marci, sentiamo. Attenzione, vediamo. Questa volta mi ha trovato impreparato. Non lo sapevo, infatti me lo segnerò. Abbiamo dato quindi un consiglio super costruttore. Mamma non l'abbiamo mia. Fregato con i lapis, ma con gli hashtag. Ha funzionato, almeno una era incredibile, hai visto? Sì. Allora, Fere, l'ultima che proviamo quest'oggi è il calderone. Ok. Ok. Devo essere sincero, non ho capito una mazza di come è scritto. Quindi sono non lo qua leggere. Pronto. Steph, non lo leggere, per dai. Leggerla a tutti quanti. Dai, la prossima volta li scrivo meglio. Non li devi leggere, Steph. Ma per capirci noi. Perché calderone, io, allora, due punti. No, voglio spiegare. Io cerco un sacco di clip, tutte in inglese, super velocemente. Quindi mi segno le cose veloce per ricordarmi quello che succede, non per essere letto. Dai, ragazzi, non sono così ignorante, mannaggia. Calderone, due punti. Puoi mettere un calderone sott'acqua, ok, e fin qua ci siamo, metterci la lava e morire contemporaneamente soffocato e bruciato. Ah, sì, mi ricordo, sì. Allora, sì. Quindi, ad esempio, se io lo metto qua sotto... Dov'è lo steffo? Eccolo. Ok, questa altezza va bene, no? Sì, lo puoi mettere dove ti pare, in realtà anche qua. Vabbè, volevo essere abbastanza in basso. Metti il calderone. Quindi io metto il calderone. Metti la lava. Metto la lava. Che già questo è assurdo che ci può stare... Mm-hmm. Ho sbagliato qualcosa? Sì, perché funzionava questo. Io l'ho funzionava? Visto. Ho visto una clip, sì. Hai visto una clip? Sì. Così? No, no, in pratica evidentemente è colpa delle versioni, quindi di Minecraft che ci rovina tutto. La lava stava proprio nel calderone e tu morivi sia bruciato che soffocato. Aspetta dal però. Fiato, capito? Aspetta però. Questa cosa è incredibile. Ne abbiamo scoperto un'altra. Guarda, se io metto la lava quando ci sono dentro così... No... Per, è un nascondiglio. Io non ho il respiro così. Ma perché questo è quello più bello di quello ho che ho creato una bolla d'ossigeno dove respirare sotto. Ragazzi. Allora,
Questo è un segreto. No, questo è un segreto ancora più bello. Questo sempre. Lo dovete tenere solo per voi e giocare a nascondino con i vostri amici e umiliarli. Così. Li dovete far piangere per il trovarvi. Il prossimo nascondino che facciamo con loro tutti sott'acqua così. Esatto. Steph. Allora, Fere, provalo un attimino perché voglio far vedere come ti vedi da fuori. Sì. Devi andare dentro il calderone, okay, e poi mettertelo sui piedi la lava. Mannaggia, comunque anche questo era carino perché si riempiva, in altre versioni funziona. Dentro, dentro. Vai. Sono dentro? Vado? No. Bidone. Mannaggia. Non ho capito come si fa. Come devi entrarci dentro. Così. Devi cadere dentro. Io non mi vedo senza dentro. Shift, Ok, mi vedo dentro. Boh, prova. Scusami. Ho rotto il calderone. Ho notato. Com'è possibile fare che non ci riesci? Cioè, non mi è sembrato nulla di difficile. Io lo sai che non ho allora, video ludiche. Allora, cerca. Devi caderci dentro con lo shift. Vedi che io sono proprio dentro. Ok, aspetta. Ti dico quando sei dentro. Ok, aspetta. Shifta. Devi cadere. Ecco, ora sei dentro. Mira. Perfetto. Guardate come risulta. Oh. Cioè, ovviamente si vede. Però voi pensate che state giocando in survival a nascondino. Non c'è il nome, ovviamente. E tu, praticamente, non ti puoi aspettare che lei può rimanere bloccata in un solo blocco respirando così. È incredibile. Ovviamente non sto cercando di giustificare in tutti i modi il fatto che non ha funzionato l'altro. No, però abbiamo trovato un altro incredibile segreto, quindi va benissimo. Va benissimo anche così. Comunque, ci fermiamo così quest'oggi per i segreti di Minecraft. Bellissimi, sono super mega divertenti. Ne abbiamo altri nel caso, quindi fateci anche sapere. Anche se mi dispiace che questo video è andato così. Perché? No, non c'è più da ti chiedere perché. No, non era bellissimo. No. Abbiamo sorpreso anche Marci, bene. Sì, sì. Meglio di così. E ci vediamo in un prossimo video. Ciao.